Avevamo una sola cosa da fare. Una sola cosa da fare: vincere. Vincere questa partita e la prossima con Frosinone. Non voglio sapere storie, non voglio ascoltare nulla. Bisognava fare 6 punti dopo le ultime 3 partite oscene che abbiamo giocato. 6 punti per poi arrivare agli scontri, quelli ancora peggiori. E ti sei fatto mangiare vivo dal Verona. Ti sei fatto mangiare vivo dal Verona. E parlo verso un'unica persona: Massimiliano Allegri. Hai preparato nuovamente una partita oscena fino a ogni, fuori da ogni logica possibile e immaginabile. Sei incredibile, mi rivolgo a te, perché questa sera chi deve bestemmiare, chi deve rimuginare sui propri cambi, su quello che può essere una panchina, non siamo noi, è il Verona. Ma hai visto i giocatori che entrano per il Verona? E hai visto in che modo il Verona ha giocato? Ma 3 passaggi di fila siamo in grado di farli? Oppure è così improbabile? Ti servono Foden, Haaland, Bernardo Silva per vincere col Verona? Dovevi fare sei punti, è incredibile. Nuovamente secondo tempo, cambio dello spartito, non sai più che cosa devi fare, non sai più cosa vuoi, non sai più forse chi sei. Sei prigioniero di te stesso. Quel cappotto che lanci tu ogni santa partita, quel cappotto lì che ti ha contraddistinto nelle tue sfuriate, adesso non ti sopporta neanche lui più. Gli stai stretto a quel cappotto, non ce la fa più neanche lui. È incredibile come il Verona sia riuscito a giocare tra le linee servendo giocatori di un calibro becero. Il Verona è in fallimento, siamo riusciti a pareggiare col Verona in fallimento senza una squadra. Sembrano gli amatori del Maglie che hanno bisogno di ricavare sponsor per non morire definitivamente, e raccogliendo 4-5 cristiani presi dalle città limitrofe. Questo è l'Hellas Verona e siamo stati fortunatissimi, perché sono due stronzate che ci hanno permesso di pareggiare, altrimenti non la pareggiavamo neanche. Cabal e sul rigore non mi ricordo chi era, l'altro terzino, e Cabal che regala il pallone a Locatelli, quell'altro fenomeno che fa pure il figo, che ha fatto il passaggio filtrante per Rabiot e gol. Ragazzi, abbiamo pareggiato col Verona a culo. E allora mi vieni a parlare di dettagli in conferenza stampa? Sono 1001 giorni che non vinciamo più trofei. E mi viene a dire che le partite con Inter, Empoli e Udinese le abbiamo sbagliate per colpa dei dettagli? Porca puttana! E questa per che cosa l'abbiamo sbagliata invece? Sentiamo! Questa per che cosa l'abbiamo sbagliata? Ancora dettagli? Prendi 2 gol da una squadra di scappati di casa? Sei serio? Dimmi tu, io stasera mi rivolgo direttamente a te, dimmi tu che cosa possiamo fare ancora con te? Rispondici! Quale cosa puoi dare tu alla Juventus affinché si possa ritornare grandi? Te lo dico io, niente, perché sei prigioniero di te stesso, perché ormai non sai più allenare in nessun modo, neanche la famosa gestione del momento, non esiste più niente. Hai fatto 2 punti in 4 partite, perdendo in casa con l'Udinese, pareggiando in casa con l'Empoli e pareggiando fuori casa con un Hellas Verona, terz'ultimo in classifica, con giocatori che i genitori di questi giocatori del Verona non sanno neanche che nome hanno dato al proprio figlio. Non lo sanno. Ciuccio Accenci, Cabal. Un altro è stato appena preso dall'asilo nido. Poi sei assurdo. Danilo sta morendo in campo letteralmente. Ti chiede di andare in attacco, rischi di prendere gol perché c'è Danilo infortunato e ti incazzi. Cioè tu ti incazzi per ste cose e non ti incazzi perché la Juventus non è in grado di fare un'azione che sia una manovrata che possa farla arrivare a usufruire di un'occasione da gol. Cioè dovresti esplodere per questa stronzata, dovresti esplodere. Noi non sappiamo fare un'azione, non sappiamo costruire niente, siamo il nulla condito col niente, non c'è una tattica di base,
non c'è un gioco, non c'è più l'atteggiamento, quello che ci aveva contraddistinto, no? Prima del blocco con l'Empoli. È possibile che l'espulsione di Milik con l'Empoli abbia generato tutto sto cesso? No, è semplicemente che sono venuti fuori gli scheletri dall'armadio, e questa è la verità, e questa è la verità. Siamo il niente, siamo la Juventus, ma non è vero. Questa è Allegrentus a tutti gli effetti, questa è Allegrentus. E nessuno me lo toglie dalla testa. Uno schifo, un cesso. Sei passato a 4-3-3 nel secondo tempo. Sei passato a 4-3-3 e abbiamo giocato 100.000 volte meglio. Un'aggressione per quanto concerne la metà campo avversaria. Loro stavano morendo per quanto avevano corso. Stavano morendo. Però almeno abbiamo messo i piedi nella loro metà campo. Dominio di gioco. Dominio di gioco. Con quel cesso di Locatelli, no? Con Gatti, io fin lì sono d'accordo, a che abbiamo giocatori pietosi, sono d'accordo, sono d'accordissimo, ma non possiamo avere giocatori così tanto pietosi da non riuscire a battere Verona, Udinese e Empoli. No, no, benissimo. Sono veramente allibito. Adesso perderemo il terzo posto, scusate, il secondo posto. Sono senza parole. Sono senza parole. Ora diamo la colpa a Chiesa, mi raccomando, diamo la colpa a Federico Chiesa, quando invece dobbiamo fare un'autocritica, ma proprio super partes, da tifosi neutrali, e dire: oh, guardate che abbiamo segnato i due gol perché ce l'hanno regalati gli avversari. Ce li hanno regalati gli avversari, rendiamocene conto, altrimenti non saremmo stati in grado di fare neanche quello. Segniamo così, segniamo sul rigore, su calcio d'angolo, su rimessa laterale, su errori degli avversari, perché altrimenti non si segna più. E la Juve ancora dimostra con le statistiche di essere fedele al fatto che se è per prima che prende gol, la Juve non vince, non riesce a vincere. E datemi una spiegazione di questa cosa. No, non c'è bisogno, ve lo dico io, perché non si è in grado di giocare a pallone. Non si è in grado di giocare a pallone, e questi sono i risultati. Se la difesa non regge, se la difesa della Juventus non regge, la squadra non vince mai. Ok? È un dato di fatto, oggettivo, concreto. Incredibile. Incredibile, fa finta di mettere un tridente alla fine, poi rimette McKennie terzino destro, Cambiaso ala, poi toglie, poi mette Weah e poi Alcaraz alla fine in attacco, poi sale Danilo, poi si incazzano, ritorna Danilo in difesa, rimangono in 4-4-2 con Chiesa esterno sinistro, Weah esterno destro, con Alcaraz e Milik. Confusione totale, tre moduli diversi nella stessa, non partita, nello stesso tempo di gioco. Ragazzi, ma cos'è? Ma cos'è? Ma che merda è? Ma è incredibile quello che sta succedendo. È incredibile. Dobbiamo pure dire culo stasera che abbiamo pareggiato. Ma lo volete capire oppure no? È assurdo. È veramente assurdo quello che sto... Non riesco più a parlare. Veramente, io che cosa devo dire di questa partita? Che cosa devo dire? Che abbiamo perso per i dettagli? Che abbiamo pareggiato per i dettagli? Sono i dettagli che mancano, mister. Vergognose le parole di ieri in conferenza stampa. Sei stato vergognoso, come sei stato vergognoso oggi e come sei vergognoso tu in generale. Stai offendendo la Juve, Max. Tu, che l'hai resa vittoriosa con grandissimi meriti. Con grandissimi meriti. La stai offendendo, la stai calpestando, mettendo in primo luogo il tuo ego. Fatti un esame di coscienza, prenditi le responsabilità. Queste parole fatte, che si dicono così tanto per, no, sono vere. La colpa dei giocatori, ma non sanno neanche che cosa devono fare. Ma preferisco che si autogestiscano, preferisco che facciano un golpe, che si ribellino, che facciano ammutinamento e si autogestiscano in campo. Mettetevi un po' come cazzo vi pare, parlatevi tra di voi e fate voi. Ridicoli. Vergognosi, al limite dello scempio, senza qualche limite, scempio, de scempio, e noi ci vogliamo andare. Ciao ragazzi.